Bentornati a Protagonisti, la storia degli imprenditori del territorio. Vi abbiamo portato in provincia di Mantova, esattamente a Goito, per introdurvi la storia di Goitese Trasporti, una storia iniziata nel 1977 come impresa di trasporti conto terzi su strada. Seguitemi. Ed eccoci quindi giunti all'interno degli uffici. Ad aspettarci c'è Fabrizio, il direttore commerciale dell'azienda, al quale vogliamo chiedere come di prassi la storia di questa azienda. L'azienda in realtà è nata nel subito, nel primo dopoguerra, perché è sempre stata un'azienda familiare, nata da mio papà, mio zio, e che appunto nel dopoguerra, utilizzando i mezzi molto antiquati dell'epoca, iniziarono a trasportare merce nel settore agricolo, perché questa qua è una zona molto agricola all'epoca e quindi trasportavano cereali utilizzando camion che potessero trasportare cereali sfusi e poi anche in sacchi. Poi dopo, successivamente, con la nascita dei propri figli, sono subentrati e hanno, diciamo così, innovato l'azienda. Quindi l'azienda del 77 è nata, diciamo così, è stato uno sviluppo della prima azienda familiare, che comunque è tuttora familiare. Nel 77 ci si è sviluppati utilizzando macchine diverse e quindi abbiamo iniziato a operare non solo nel settore agricolo, ma anche nel settore industriale, sempre a livello di trasporti. Poi dopo, nel 88, abbiamo iniziato con l'acquisto della primo camion gru, che è stata una vera e propria innovazione dell'epoca per la nostra azienda, in quanto ci siamo resi conto che non si trattava solo di trasporto, ma bisognava dare anche un servizio ai nostri clienti, che ci veniva richiesto. E quindi, grazie all'intuizione di mio cugino, che è il mio socio attuale, che è più anziano di me, ha detto: mettiamo una gru su un camion, e abbiamo fatto questa scommessa. Infatti io nell'88, terminata il militare, sono entrato nell'azienda e quindi ho iniziato a guidare il camion con la gru, il primo camion con gru, e abbiamo visto subito che c'è stato un notevole interesse e i nostri clienti si sono ampliati in maniera notevole, quasi esponenziale. Infatti io all'inizio andavo in giro con la gru, cioè il camion con gru, e mi ero comprato il primo telefono valigetta. Quindi io mi trovavo nei cantieri che lavoravo con la gru, che è dotata di un suo radiocomando. In più di fianco aveva la valigetta e io lavoravo così, con la cornetta alle orecchie e con le mani sul radiocomando, perché dovevo controllare la gru, quello che stavo facendo. E così ho fatto per i primi 5-6 anni. All'epoca eravamo in quattro, due fratelli e due cugini, il che abbiamo poi deciso di iniziare ad ampliarci assumendo i primi dipendenti. E così abbiamo fatto, e posso dire che con grande soddisfazione i miei dipendenti dell'epoca sono tuttora con me, o quelli un po' più avanti d'età li abbiamo accompagnati fino alla pensione. E questo è anche un motivo di soddisfazione, perché nell'azienda, prima di tutto, sì, c'è la rendita che l'attività deve rendere, ma bisogna anche lavorare in un ambiente molto, diciamo così, consono, molto naturale, dove ci si può parlare, quando ci si vede con i propri dipendenti, insomma, si hanno dei rapporti, diciamo così, amichevoli, se non fraterni. Così facendo, l'azienda si è sempre più ampliata e piano piano abbiamo aumentato i servizi, di cui mai poi parleremo, e si è aumentata anche l'azienda. Adesso l'organico siamo più o meno quasi 30 unità tra dipendenti, autisti e impiegati. Insomma, per questo ne siamo contenti e nel futuro puntiamo sempre a migliorarci, per offrire sempre un servizio migliore alla nostra clientela, che ci sostiene chiamandoci una volta che ha bisogno, e noi d'altra parte corrispondiamo con il nostro servizio.
Bene Fabrizio, io però voglio entrare un pochino più sul personale. Hai scelto, scusa il gioco di parole, la strada dei trasporti, ma è questo quello che volevi fare? In realtà questa scelta che ho fatto 20 anni è stata un po' inizialmente un po' combattuta, perché io sono appassionato di montagna e mi sarebbe, all'epoca pensavo molto andare in montagna e avrei voluto fare la guida alpina all'epoca. Poi ho detto, ma mi sono guardato un po' attorno, come facciamo? Ho questa azienda, ho la possibilità di entrare in azienda con i miei familiari e alla fine mi sono, e allora ho detto, va bene, proviamo a entrare in azienda di famiglia. Mi sono dato una sfida un po' con me stesso, perché all'epoca quando io sono entrato si lavorava ma non dava dei grandi frutti. Infatti all'epoca quando io sono entrato, a parte i mezzi che erano, mi sembravano 4, ma erano mezzi datati che dovevano essere all'epoca sostituiti e si faceva fatica a comprare i mezzi nuovi. Il che ho detto, ma io sono sempre, abito qua sulla statale a Goito, continuo a vedere camion nuovi che passano, io mi devo capire come gli altri possono permettersi i camion nuovi e la nostra azienda in questo momento qua non se lo può permettere. E qui mi ci sono buttato in questa avventura e grazie all'innovazione della prima gru che abbiamo inserito sul camion i nostri lavori sono aumentati e quindi ci siamo potuti permettere mezzi nuovi con tecnologie nuove e questo ha fatto sì che rendesse, diciamo così, tutto l'ambiente familiare più felice e contento. Bene, abbiamo sentito un po' tutta la storia, abbiamo parlato del passato, ma adesso vogliamo capire, parliamo del presente, quali sono i vostri servizi? Allora, la Goitisi Trasporti offre un servizio a 360 gradi nel mondo del trasporto, dove noi ci occupiamo di tutto, o quasi, specifichiamo, nel senso che un'azienda che ha bisogno di un trasporto di qualsiasi cosa, noi lo facciamo utilizzando i nostri mezzi e diciamo così rendendo l'azienda molto operativa e veloce. Puntiamo sulla qualità e sulla velocità del nostro servizio. Quindi noi trasportiamo in tutta Italia, anche all'estero, generalmente offriamo servizi di trasporti dedicati in base alle richieste del cliente. Quindi nel settore camion gru, trasporti sezionali, trasporti su rotaia, trasporti centinati a modo espresso e tutti i tipi di trasporti dove c'è bisogno dell'urgenza. Bene, grazie Fabrizio, noi rimaniamo in tema presente, ci trasferiamo fuori perché ad aspettarci c'è Diego che ci racconterà tutta la parte operativa. Ed eccoci quindi giunti nel parco macchine di Goitese Trasporti. Come promesso, ad aspettarci c'è Diego che ci racconterà come avviene il rapporto con il cliente passo dopo passo. Il rapporto con il nostro cliente parte fin dalla prima chiamata, dove individuiamo se è necessario uscire per un sopralluogo, un'occhiata in cantiere per controllare appunto quali mezzi andare a utilizzare. Dopo che abbiamo effettuato questo sopralluogo andiamo a studiare proprio il piano operativo, come mettere in campo i nostri mezzi e i nostri operatori. Dopo questo viene proprio effettuato una sorta di preventivo e da lì valutiamo se procedere con la richiesta effettuata. Quindi Diego, uno degli argomenti importanti, anzi oserei dire il più importante, è senza dubbio la sicurezza. Come opera Goitese Trasporti in questa direzione? Sicurezza nel nostro settore significa che nel momento in cui andiamo a operare dobbiamo valutare vari rischi, vari problemi che potrebbero presentarsi durante le operazioni di movimentazione di carichi, di posizionamento di gru, e quindi andiamo proprio a fare una sorta di valutazione o magari nel sopralluogo o nel momento in cui arriva l'operatore andiamo a fare una sorta di valutazione di rischi anche momentanea, dove andare magari a posizionare i mezzi
e dove posizionare le varie vie di fuga, i vari vincoli dove magari non deve circolare il personale attorno a noi, e proprio mettere in evidenza magari i vari rischi che si possono presentare nel cantiere. Poi dopo i nostri operatori sono formati, hanno tutti i dispositivi adatti da mettere in campo, come le imbragature quando salgono sulle piattaforme aeree, elmetti, guanti, scarpe antinfortunistiche, proprio questi dispositivi individuali che garantiscono anche la sicurezza proprio dell'operatore. Nel nostro parco macchine è presente una quindicina di gru circa, e partiamo dalla più piccola che va dai 10 metri arrivando alla più lunga che va a 80, alzando dai 10 quintali ai 1000 quintali. Abbiamo a disposizione anche svariate tipologie di piattaforme, dalle più corte alle più lunghe, con o senza operatore. Offriamo il servizio appunto di noleggio a carrelli elevatori, dal più piccolo di 18 quintali al più grande di 100 quintali, con o senza operatore. Abbiamo anche a disposizione una gru cingolata che ha delle caratteristiche particolari, ci permette di andare dove magari gru su camion non riescono a raggiungere posti particolari, magari terreni sconnessi, posti veramente stretti, perché ha veramente delle caratteristiche importanti, ha delle dimensioni compatte. Questo ci permette veramente di andare dove altri mezzi, altre gru non arrivano. Siamo riusciti ad esempio a costruire delle case in montagna a fianco degli elicotteri, arrivare proprio dove magari arriva una bicicletta o una macchina, dove proprio i mezzi pesanti non arrivano. Questa poi ci permette anche di andare in elettrico e quindi ci permette proprio di entrare nelle industrie, nelle aziende dove viene richiesto un utilizzo di gru silenziose o senza emissioni, proprio per lavorare in presenza magari di operatori in spazi ristretti. Continua la storia dei protagonisti di oggi, Goitese Trasporti, oltre 40 anni di esperienza su trasporti con gru. Torniamo a chiacchierare con il responsabile operativo dell'azienda. E quindi questo è Diego oggi a Goitese Trasporti. Ma Diego immaginava di fare questo lavoro? Sì, allora tornando indietro nel tempo, la scelta è stata molto molto ardua. Quando sono arrivato proprio sul momento di decidere, ho capito che non sarebbe stato semplice, però ho attraversato tutta la mia infanzia a giocare con i modellini, con le gru, a costruire le gru, a riportare quello che magari vedevo da lontano dalla finestra fare da mio padre con i suoi operatori, lo riportavo con i modellini, lo ricostruivo e poi dopo la sera mi mettevo a farlo vedere a mio padre. Non potevo proprio non prendere questa strada. Era proprio una cosa che ho sempre avuto nel cuore, ancora tutt'oggi mi emoziono, però è proprio la strada che era scritta per me. Questo è il mio desiderio, il mio sogno. Cercherò sicuramente con tutte le mie forze di portarlo avanti, sperando di esserne all'altezza di quello che i clienti mi richiederanno. Bene, grazie Diego, abbiamo sentito un po' la storia da parte di tuo zio, abbiamo sentito il presente grazie a te che ci hai portato qui nel vostro parco macchine a vedere tutta la flotta di Goitese Trasporti e adesso torniamo negli uffici perché ci sta aspettando Patrizia. Andiamo! Ciao.
Ed eccoci qui, tornati negli uffici. Ciao Patrizia. Ciao. Patrizia, con te vogliamo parlare di servizi. Torniamo a parlare di servizi. Cosa significa servizi per Goitese Trasporti? Noi ci occupiamo di servizi a 360 gradi. E non c'è limite di orario, limite di giorni, durante le feste, durante le ferie, noi ci siamo sempre, ma questo da sempre ed è un servizio che facciamo alla collettività, perché spesso cadono fuori strada e noi siamo sempre disponibili, e questo ci fa anche un po' onore. Anche durante il Covid abbiamo avuto la possibilità di lavorare e abbiamo mantenuto aperto, nonostante le difficoltà, per tutti quei servizi che si potevano ancora fare. E quindi Patrizia, entriamo un pochino più nello specifico. Di cosa ti occupi all'interno dell'azienda? All'interno dell'azienda ci sono tanti aspetti, sia amministrativi, della pura contabilità, l'amministrazione, redazione bilanci, e questo lo facciamo poi con l'ausilio di commercialisti validi, e poi ci dobbiamo tenere i rapporti con le banche, e cercare le fonti di approvvigionamento per finanziare gli investimenti è una cosa molto importante. Alla luce di tutto questo PNRR che sta arrivando, siamo collegati con Finservice per quanto riguarda poi cercare la strada per raggiungere i nostri obiettivi, che è quello comunque di avere sempre i veicoli e le attrezzature più aggiornate possibile, in modo che abbiamo sempre la possibilità di interfacciarci con nuovi clienti e di essere un po' moderni, modernizzati. E prima di entrare in questa grande realtà, di cosa ti occupavi? O meglio, quali erano magari i tuoi sogni? Beh, insomma, sono diplomata ragioniera, le prime esperienze ho lavorato presso uno studio commercialista dove ho fatto le prime esperienze, poi in un'altra ditta ho imparato un po' quello che era la contabilità, poi qua in azienda c'era bisogno, io mi ero appena sposata con uno dei titolari e mi ha chiesto di poter svolgere la mia attività qui, e l'ho fatto volentieri, iniziando un percorso di affiancamento con l'impiegata di allora. E poi c'è stato bisogno di far entrare nuovi colleghi, perché l'azienda si stava ingrandendo, e quindi pian piano da 1 a 2 siamo arrivati a 5, e quindi io mi occupo, come dicevo prima, di contabilità principalmente, e poi tutte le cose che di volta in volta si presentano. Quando siamo in chiusura lanciamo sempre una provocazione. Raccontaci cosa vedi per il futuro di Goitese Trasporti. Allora, il futuro per noi vuol dire rimanere in questo mercato, cercare di far entrare nella nostra compagine il più possibile clienti nuovi che come noi ci tengano all'argomento green, ad esempio, che noi affrontiamo magari non potendo utilizzare veicoli elettrici perché ancora non esistono, però abbiamo messo un bellissimo impianto fotovoltaico già da qualche anno, e quindi riusciamo a integrare il consumo di energia che consumiamo con questa fonte rinnovabile. Allora, noi stiamo puntando molto su un nuovo progetto. Abbiamo acquisito qua, proprio vicino a questa sede, un appezzamento di terra dove abbiamo il progetto della demolizione del vecchio capannone. Questo ampliamento farà parte del nostro progetto futuro e riguarderà la logistica e depositi. Quindi avremo 5.000 metri quadrati di deposito coperto e 40.000 metri quadri di piazzale a disposizione dei clienti che vorranno utilizzarci per fare la loro logistica o il loro deposito di merce. Per quanto riguarda invece i nostri dipendenti, applichiamo il contratto welfare. Quindi cerchiamo anche con i dipendenti di avere un contatto umano, e siamo come una grande famiglia e puntiamo molto su questo. Ad esempio, a fine anno facciamo le cene aziendali con tutta la famiglia, e ci piace appunto incontrarci in un'occasione per essere un po' più legati e familiarizzare con tutti. E per potervi conoscere e scoprire i vostri servizi, un cliente cosa deve fare? Noi siamo a Goito, strada statale Goitese 408D, può venire alla nostra sede, siamo aperti anche il sabato, oppure visitare le nostre pagine social, il nostro sito è www.goiteseautogru.it, e vi aspettiamo volentieri. Bene, grazie Patrizia, grazie per averci raccontato la storia di questa azienda. Per quanto riguarda noi, l'appuntamento torna la settimana prossima con una storia che vale la pena raccontare.